Ciao, mi chiamo Francesco, ho 11 anni e faccio la prima media. Suono il pianoforte, mi piace uscire con gli amici e, se non si fosse notato, mi piacciono i cubi di Rubik. Volevo fare una domanda al caro Gesù. Gesù, ha mai sentito il peso delle aspettative degli altri su se stesso? Niente, Francesco, mi dispiace, ma proprio spero che tu sia molto più bravo di me perché io non ce la faccio e ci rinuncio. Comunque, ciao bambini, bentrovati. Eccoci qui a Caro Gesù. La domanda di Francesco è interessante e anche complicata. Ci chiede: Gesù ha mai sentito le aspettative degli altri su di lui? Allora, non lo so perché nessuno è potuto entrare nella sua testa e quindi sapere esattamente cosa pensava. Però penso proprio di sì. Sì, perché Gesù è stato un bambino speciale fin da subito. Sappiamo bene che un angelo è apparso a Maria per annunciarle che sarebbe diventata la mamma del figlio di Dio. I magi sono venuti dall'Oriente per rendergli omaggio. Il re Erode ha cercato di ucciderlo perché aveva paura che gli rubasse il trono. E poi, più cresceva Gesù e più le aspettative aumentavano. Pensate che quando ha iniziato a far sapere alle persone quello che doveva fare, che era il figlio di Dio, che era il Messia tanto atteso dal popolo ebraico. Pensate che il popolo ebraico da più di 400 anni aspettava l'arrivo del Messia e tutti hanno iniziato a pretendere cose da lui. C'era chi sperava che il Messia, quindi che Gesù, fosse venuto per liberare il popolo ebraico dai romani conquistatori, liberarli con la forza, con la violenza. Gli stessi discepoli di Gesù si aspettavano cose da lui. Ad esempio, c'era chi voleva che mandasse fulmini e saette contro chi non la pensava come loro. Gesù aveva tutte queste aspettative su di lui. E come si è comportato? È sempre rimasto se stesso. E questa è la cosa più importante che possiamo imparare proprio da Gesù. Lui sapeva bene che cosa Dio voleva da lui e come faceva a saperlo, a capirlo. Lui pregava tanto. Nel Vangelo si racconta tante volte di Gesù che si ritira nel deserto, nel silenzio a pregare. Ecco, allora anche noi quando ci chiediamo: ma chissà cosa vuole Dio da me? Ricordiamocelo, preghiamo, chiediamolo al Signore, cosa devo fare? Ecco, allora Gesù di fronte a tutte queste aspettative è rimasto se stesso ed è fondamentale non farci condizionare dagli altri, anche perché se una cosa è giusta anche se solo uno lo dice. Quante volte magari anche in classe, con gli amici, vediamo che qualcuno si comporta male, però visto che lo fanno tutti, va bene, allora anch'io lo devo fare. No. Tutti, anche se 100 persone dicono quella cosa va bene, ma se tu dentro il tuo cuore sai che è sbagliata, ascolta la voce del tuo cuore perché è lì Dio che ti parla. E Gesù ha fatto questo, ma non solo, anche Maria, Maria che ha accettato, ha detto sì all'angelo quando le ha annunciato la proposta di Dio di farla diventare la mamma di Gesù. Maria non si è preoccupata di quello che le persone avrebbero potuto pensare. No, ha avuto coraggio e ha detto sì, ci sto. Ecco, allora chiediamo anche il suo aiuto, chiediamo l'aiuto a Maria che ci dia questo coraggio di essere noi stessi. E come facciamo a chiederlo? Beh, c'è una preghiera che ci può aiutare. L'Ave o Maria. Voi la conoscete? Vediamo se i miei bambini la conoscono. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E dopo l'altro pezzo come faceva? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. È la preghiera dell'Ave Maria. È una preghiera tipo per ringraziare la Madonna. La facciamo ogni mattina.
la dico anche prima di andare a letto. La dico di sera prima di addormentarmi. Siete bravissimi, la conoscete alla perfezione e in più la recitate anche la mattina, la sera. Fantastico. L'Ave Maria è una preghiera molto importante ed è molto antica. È divisa in due parti. La prima parte riprende delle parole che troviamo nei Vangeli. La seconda parte invece riprende una poesia scritta tanti tanti secoli fa per Maria. Nella prima parte troviamo le parole che l'angelo Gabriele dice a Maria quando la va a trovare. Ave o Maria. Questo è un saluto latino. È un po' come dire ciao Maria. Quindi noi iniziamo questa preghiera salutando la nostra mamma del cielo. Poi ci sono le parole che Elisabetta, la cugina di Maria, pronuncia quando Maria la va a trovare. Tu sei benedetta fra le donne. Poi anche la parte finale è molto importante, perché si dice prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Maria è rimasta sotto la croce di Gesù fin proprio alla sua morte. Allora noi chiediamo che faccia così anche con noi, che sia sempre vicino, soprattutto nei momenti più difficili, nei momenti più faticosi. Ed è una preghiera di intercessione, ovvero noi chiediamo a Maria di intercedere per noi, di portare i nostri bisogni, le nostre preghiere a Gesù, ed essendo sua madre, cioè al rapporto vicinissimo. Come abbiamo visto anche nei Vangeli, quando alle nozze di Cana Maria va da Gesù e dice: Gesù, fai qualcosa per questi sposi che non hanno il vino. Ecco, allora Maria fa un po' così anche con noi, con i nostri bisogni, con le nostre richieste. Preghiamo, preghiamo, preghiamo l'Ave o Maria, perché davvero è la nostra mamma e la mamma si prende cura dei suoi figli. Quindi chiediamo il suo aiuto nei momenti difficili, la mattina, la sera, quando andiamo a letto, ringraziamo per la bella giornata che abbiamo avuto e chiediamo la sua protezione, che non ci abbandoni mai. Bambini, io vi saluto e vediamo Don Dino che cosa ha preparato per noi e che cosa ci propone.